Nostra la sta cercando, sì. Ha mobilitato i suoi informatori migliori e i suoi killer migliori. Lei comunque si muove in assoluta libertà negli Stati Uniti e per di più continua a fare la spola tra New York e Palermo, tra Chicago e Roma, per dare collaborazione alle autorità italiane e continuare a dare a quella statunitense. Sì. Ma lei non ha paura? Io per me paura non ce l'ho, la paura ce l'ho solo per i miei familiari. Ormai sono un uomo destinato e so che devo morire. Verso la mafia mi cerca, si è messo tutte le sue forze per potermi arrivare. Io per me paura non ne tengo. Chi è Salvatore Contorno? Un infame, come le hanno detto i suoi ex amici nell'aula bunker di Palermo, un pentito oppure cosa? Io prima di tutto non sono un infame, infami sono loro. Io non ritengo di essere un pentito perché infami sono costretto loro a farmi diventare infame a me, ma infami in realtà sono loro, perché io non ho infamato nessuno, io ho detto tutte le cose che sapevo. Per quale motivo ad un certo punto un uomo come lei, che si è rivelato un'enciclopedia vivente di uomini e fatti della mafia, ha deciso di collaborare con la giustizia? Perché quando sono entrato a far parte a Cosa Nostra c'era tutta una cosa veramente bella. Io da quando sono entrato mi piacevano le cose veramente di fare bene. Non era una malavita come si dice adesso. La droga non c'era, c'erano tante cose belle. Si aiutavano le donne, si aiutavano gli uomini, si facevano tutto del bene. Invece oggi si usa solo per fare interesse personale, fare i miliardi. Secondo voi, a me mi hanno costretto perché quando sono entrato a fare parte a Cosa Nostra non si attaccavano né le donne, né le bambine, nessuno. Se si doveva uccidere una persona, non si separava la moglie, il bambino, i figli. O invece come hanno usato? Prima tentarmi fare fuori a me col bambino. Secondo voi hanno tentato in carcere, mentre mi trovavo a Novara, il carcere di Novara, mia moglie veniva a colloquio, il figlio di Tanino Fidanzati e il nipote di Masino Badaro e Giuseppe Locchese hanno tentato di darci un passaggio a mia moglie per poterle sequestrare, sapere qualcosa e farmele fuori. E così quando io ho saputo questa notizia che loro, la mafia, chiamata mafia, me la sono cornuti, io mi sono messo a collaborare, ma non ho collaborato perché io l'avevo nella mano, hanno costretto loro, quando sono cominciato con i bambini, con la moglie, ho detto è finita. E così ho messo a collaborare. Già prima di questo momento loro avevano tentato di ucciderla a Palermo. Sì. Ce lo riferisce questo episodio, come andò? Sì, io facevo parte della famiglia di Stefano Bontade. Eravamo circa 120 persone. All'81, ai primi dell'81 hanno ammazzato Stefano Bontà. Dopo di Bontà hanno ucciso Inserillo, dopo di Inserillo hanno ucciso quattro della nostra famiglia, Mimmo D'Arese, Salvatore Federico, Angelo Federico, un certo Giuseppe Di Franco. Questi quattro sono scomparsi. Dopo un giorno, mentre io venivo da mio padre, andavo verso casa, vedo una macchina. Ma era solo lei in quello? Io ero in macchina, avevo un bambino e mio figlio si trovava in macchina con mia moglie. Mia moglie si trovava circa 500 metri in un'altra macchina con mio figlio. In macchina mia avevo un ragazzino che era amico di mio figlio, che è voluto venire con me. E allora mia moglie circa 500 metri avanti, io dietro. Ad un certo punto incontro una macchina che era un certo Pino D'Angelo, uno della famiglia di Corso dei Mille, della famiglia Marchese. Vedo questa nella borgata, dico che fa questo? E vedo che questo, mentre camminava, andava più piano. Io lo soppasso e questo si fa soppassare, ci salutiamo. Arrivato a un certo punto che c'è un cavalcavia dalla via Ciaculle, in via Miro Giafferi c'è un cavalcavia. Mentre arrivo nel cavalcavia vedo un'altra macchina. Di là vedo, all'altezza del cavalcavia, ci sono dei tre fabbricati che abitava un certo Enzo Buffa, della famiglia di Michele Greco. E lo vedo all'ultimo piano. Dietro invece e c'ha una radio ricevente trasmettente. Mentre io scendo dal ponte, sulla mia sinistra c'è un giardino, in questo cavalcavia. Dietro il cancello c'era Mario Presto Filippo, figlioccio di Michele Greco. A questo punto vedo la macchina che soppasso, il D'Angelo, Enzo Buffa all'ultimo piano, che io sono rialzato in questo cavalcavia. C'è sotto il palazzo, c'è un garage, ci sono più di un garage. Di una saracinetta viene fuori una moto, sopra questa moto c'è Pino Greco messo dietro e Lucchese Giuseppe, il nipote di Masino Padaro, che porta la moto e si dirigono verso di me. Quando io me ne accorgo, questa moto proprio mi viene a attaccare, diciamo, proprio di fronte, appena mi arrivano all'altezza della macchina mi aprono la prima raffica di Kalashnikov. Io subito riconosco i killer, i personaggi che portavano, più altre macchine. Io mi butto dalla macchina, mi abbasso sopra il bambino e la macchina l'abbandono.
Già in questo attimo loro mi hanno tirato la prima raffica di mitra, di Kalashnikov. La macchina prosegue senza la guida abbandonata, senza io guidarla. Non, per fortuna non ho urtato nessuna macchina. Mi rialzo di nuovo e vedo che la moto sta per girare. Faccio circa 350-200 metri dal tragitto della prima raffica di mitra. Blocco la macchina, già c'ho il ragazzino ferito in macchina. Apro la porta destra della 127, faccio scendere il bambino. Mi butto dalla macchina io e mi rimetto verso il davanti della macchina, che c'è il motore, per essere più resistente. Più mentre loro già ritornavano con la moto, mi tirano le altre raffiche. Io, il bambino già se ne va, io rimango là. Loro arrivano, mettono a tirare. La macchina è diventata tutta buchi buchi. Quando loro arrivano all'altezza mia, della propria macchina, vanno per scendere. Io a questo punto, ormai sono morto, tiro fuori la mia 38 e gli metto a parare. Gli metto a parare, piglio a Pino Greco, che era quello che aveva il Kalashnikov, e lo colpito. A questo punto lui, con il giubbottante proiettile, è andato per terra. Andando per terra, le macchine che ne sono avanti, che erano una BMW e un Golf dietro, che c'era Fifuzzo Marchese, Totò Cucuzza e tanti altri, pigliano il ferito, che sarebbe Pino Scarpuzzello. Io a questo punto faccio circa 100 metri e vedo tutto quello che succede dopo il mio attentato. Se ricaricano solo la macchina, se ne vanno. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, è arrivata le prime macchine della polizia. Hanno fatto i riassunti che hanno, rilievi, sì. I rilievi, hanno visto la serie cinetica di quando quello Scarpuzzello parava a me, da pian terreno ha portato quasi al secondo piano di colpa di Kalashnikov, perché è stato colpito, è stato per terra, come infatti si è abbandonato e l'arma l'ha portata al secondo piano, non aveva bisogno di portarla al secondo piano. E così me la sono andata. E lei è scappato. Così me la sono fatta fare. Io mi domando, siccome non credo che si nasca mafiosi, perché uno decide di entrare in Cosa Nostra o entra in Cosa Nostra? Ma non siamo, nessuno decide di entrare in Cosa Nostra o diventa mafioso chi vuole diventare mafioso. Questa è la mafia della vecchia mafia, oggi non si usa più. La vecchia mafia, una persona prima di entrarlo a far parte a Cosa Nostra, lo studiano, vedono se è un elemento buono, se in famiglia non sono gente che quando di bisogno chiamano la polizia, se sono infame, se hanno la sorella o la moglie che non è niente di buono, può essere una donna di vita o c'è precedente con diversi uomini. Tutte queste cose ai miei tempi si guardavano. E allora sono loro a studiare la persona, si mette a contrattare, diciamo, allora se lo tengono vicino per vedere che comportamento c'ha, se è coraggioso, a che cosa può essere utile. Quando loro vedono che una persona ha tutti questi prelievi, diciamo che è una persona valida, lo fanno entrare. Lo portano in una casa, ogni zona c'è la sua famiglia, decidono questo per Salvatore Contorno, va bene. In che anno è entrato in Cosa Nostra? Io sono entrato a far parte a Cosa Nostra a 75, ai primi del 75. Quando è avvenuta la cerimonia di iniziazione e come? Ce la racconta? La cerimonia di Cosa Nostra, a far parte a entrare a Cosa Nostra, è stata al 75. Un giorno mi sono venuto a pigliare Mimmo Teresi e Giovanni Bullarà e mi hanno portato alla casa di Stefano Bontà in via Villa Grazia, nella vecchia casa. Quando sono arrivato là ho trovato Giovanni Teresi, che era il consigliere, un capodicina della nostra famiglia. Dopo ho saputo, è chiaro, c'era Pietrino Loiacono, Salvatore Federico e tanti altri personaggi di là. Quando sono entrato là ho salutato a tutti e c'era la propria azione della combinazione, diciamo, di entrare a far parte Cosa Nostra. Mi hanno letto i 10 comandamenti, si dice 10 comandamenti, non si guardano le donne degli altri uomini d'onore, si dice sempre la verità a Cosa Nostra, al capo, al sottocapo. Non si ruba se non sono autorizzato, non puoi fare una cosa se prima non la dici. Dopo mi hanno dato una sentina in mano dicendo: se io in tutte quelle cose che loro dice comandamenti non era la verità, e io tradivo Cosa Nostra, facevo la fine di quella sentina. Quella sentina me l'hanno messa in mano e mi hanno punto un dito con ago. Pungendomi un dito con ago, mi hanno bruciato queste immagini in mano. Se io tradivo Cosa Nostra, facevo quella fine d'immagine di santa. Quali sono stati i suoi primi compiti una volta entrati in Cosa Nostra? I primi compiti in Cosa Nostra sono stati che io già favorivo a Cosa Nostra a cambiare assegni. Prima di entrare nella prima famiglia. Di entrare a Cosa Nostra, che già mi studiavo per vedere che elemento era. Dopo, secondo poi, accompagnavo qualche latitante o andavo magari a vedere una persona che loro ci interessava, se magari questo usciva di casa e andava magari a fare rapine o era un infame della borgata.
Questi sono i primi compiti che loro mi hanno assegnato. Quindi vigilava su una certa zona sostanzialmente. Io era della... abitavo quasi vicino a Santa Maria Gesso, a 1 chilometro da Santa Maria Gesso, dopo veniva la borgata della Guadagna, più Falsomiele, Villa Grazia. E lì tutto quello che accadeva era controllato dalla famiglia di Stefano Borgati? Sì, erano tre borgati in una famiglia, perché diverse borgate sono 3-4 borgate e la comanda una famiglia. E se accadeva qualcosa commesso da autonomi, sì, come si regolava? Si regolava che si andava in cerca, perché succedeva una rapina alla borgata, il capo ci diceva, Stefano Bontà, vediamo chi era, allora ci davamo tutti da fare della borgata per vedere chi erano i rapinatori o chi erano che facevano il furto di casa o se magari mettevano un'estorsione subito. Ci mettiamo alla cerca per sapere chi era la borgata. E cosa facevate una volta individuati? Individuati, se era una persona validissima, diciamo un ragazzo, un rapinatore, non era infame, una cosa, si avvicinava, queste cose non le deve fare e si portava a diventare Cosa Nostra. O se non riuscisse la prima volta, se ci dava una versata di legnate, romperci un braccio, una gamba, dice tu qua la rapina non deve fare, queste cose non le deve fare. Se continuava poteva andare pure alla morte. Contorno. Era una cosa molto... doveva essere una cosa molto pesante, molto doveva, però quando era la prima, la seconda, la terza volta queste cose si facevano. Invece oggi la mafia, oggi quella moderna, se rubano una radio, un'autoradio, una macchina di un mafioso, non pensano due volte a farlo fuori, l'ammazzano subito. Ecco, lei ha vissuto molto addentro alle cose della mafia. Sì. Ha mai partecipato ad omicidi? Ha mai commesso omicidi? No, io non ho mai fatto omicidi. Io ho saputo di tanti omicidi che sono successi nella borgata da noi e viceversa, però come prendo principale, persona principale dell'omicidio non ci sono mai. Non ha mai assistito ad un omicidio? Beh, ho assistito, però personalmente assistito no, sono arrivato al punto che hanno fatto esempio ragazzi che uscivano a fare andare a fare l'omicidio o che erano ragazzi che entravano di qualche omicidio già avvenuto. La collaborazione di Totuccio Contorno non si è limitata alla giustizia italiana. Determinante è stato il suo contributo alle grandi inchieste sul traffico degli stupefacenti tra l'Italia e gli Stati Uniti, svelando i legami tra Cosa Nostra siciliana e quella americana. Per 12 giorni ha deposto a New York nel processo di Pizza Connection, dove era imputato un altro Mamma Santissima, oggi in disgrazia, Gaetano Badalamenti. Per qualche tempo negli Stati Uniti ha goduto della legge dell'82 sulla protezione dei witness, i pentiti. Un provvedimento limitato che comunque gli ha assicurato garanzie per la sua incolumità e per quella dei familiari. Nel nostro paese manca invece una legislazione premiale per i collaboratori della giustizia e l'assenza di norme certe che assicurino sicurezza a chi si dissocia dall'organizzazione criminale rischia di impedire che l'esempio dei Guscetta, Contorno, Calderone, De Caro venga seguito da altri mafiosi che vogliono infrangere il muro dell'omertà, quel muro che da decine di anni garantisce l'impunibilità di Cosa Nostra. Cosa ha avuto Salvatore Contorno per la sua collaborazione con le autorità? Le autorità italiane o americane? Parliamo di quelle italiane e poi di quelle americane. Di quelle italiane proprio ho avuto io niente. Io posso dire solo una cosa, che dall'Italia, io perché sono in carcere dall'82, e dovevo uscire come hanno uscito tutti a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni di decorrenza termine. A me decorrenza termine me l'hanno dato all'88, con mandati di cattura nuove, sempre uguali, quelli dell'82, quando c'era il giudice Chinnici che è stato il primo mandato di cattura dell'82, i 162, i mandati 162 compreso con Michele Greco. Tutti sono usciti, Salvatore Contorno perché ha aiutato lo Stato, non l'hanno messo mai fuori. Lei sembra quasi dire che le mettevano strumentalmente le mandate a me di cattura? Strumentalmente, come infatti io ho delle prove in mano, perché i mandati di cattura non erano validi, gli ultimi che mi hanno fatto dell'84-85 perché erano uguali a quelli che mi hanno fatto dell'82. Tutte le persone che hanno preso all'84, all'85, all'86 facevano 6 mesi, 1 anno e sono andate tutti fuori. Chi ha preso 18 anni a processo, chi ha preso 20 anni, tutti ammalati, i resti domiciliari sono tutti fuori. Io con una condanna di 6 anni ho dovuto fare 6 anni e mezzo per uscire. Questo non ho mai capito lo Stato a che cosa intende fare, che dice che vuole aiuto, ma aiuto, io ho fatto un male, parlare, aiutare lo Stato, perché io pensavo un bene di farlo per tutti in generale, per tutta l'opinione pubblica, tutto lo Stato italiano. Invece mi sono trattato male, e io non l'ho fatto perché volevo dello Stato che mi dava qualche ricompensa, io non ho mai chiesto questo e non ne cerco.
Lei non ha pendenze con la giustizia italiana? Io ho due pendenze. Uno è un processo di Palermo che mi hanno dato 6 anni, però io già come condanna ho fatto 6 anni e mezzo. Un processo a Roma che mi hanno dato 10 anni e 4 mesi per traffico di droga, però io siccome ho fatto 2 processi in uno, sarebbe Palermo per associazione e traffico di droga, a Roma per associazione e traffico di droga, io non posso pagare 2 processi per lo stesso reato. Nel codice penale non lo dice. Ad un certo punto, mentre già collaborava con il giudice Falcone, sì, gli americani hanno dimostrato molto interesse per i segreti che sì, lei custodiva. Quando c'è stato il primo contatto? Il primo contatto è stato entro l'84-85, perché aveva successo, ci interessavano al loro fattore di gioca dagli italiani che la portavano in America. Io sapevo qualcosa in merito di droga e hanno fatto un accordo con me. Cosa sapeva sulla droga? Ma io sapevo chi la partiva, in parte sapevo chi la faceva, chi la partiva e chi la riceveva. Chi la trafficava in Italia? Ma in Italia la trafficavano in tanti, c'erano come Savoca, come Masino Padaro, come Nunzio La Mattina, questi erano in base principale, Mariano D'Agato e De Mazzara del Vallo, questa era la base principale, eravamo in Sicilia, perché avevano le barche, avevano il mare vicino, avevano bene gente molto preparata, prima dalle sigarette, dopo sono passato al contrabbando e dopo arrivava la morfina in Italia, facevano l'eroina e la mandavano in America con diversi mezzi, in aereo, con le barche, avevano tanti mezzi. Ma avevano complicità in partenza alla dogana italiana e in arrivo alla dogana statunitense? Ma loro avevano complicità in tutte le parti, non avevano e non hanno problema fino a oggi, che si dice che si combatte la mafia, hanno porto libero in tutte le parti. Eppure recentemente, proprio in questi giorni, la polizia statunitense, in collaborazione con quella italiana, sì, ha compiuto una grossa operazione, sì, antidroga denominata Iron Tower. Sì. Lei cosa sa di questa operazione? Ma io gli posso dire che quello che hanno fatto è stata una grande buffonata, perché tutte quelle che già gente loro hanno messo in questo processo sono tutte gente come loro chiamano, perdenti, ma sono già gente bruciata, gente che hanno subito il primo processo, perciò questo cosa hanno fatto? Hanno fatto solo un piacere, chiamata alla mafia vincente, hanno levato tutta questa gente che per loro gli era discomodo, gli hanno levato ma non hanno concluso niente. Cioè lei sostiene che di fatto ne traggono vantaggi i corleonesi? Ne traggono i corleonesi e c'è stata una comodità a levarci tutta questa gente, inserirlo, il Gambino, il Pato, ma chi sono? Sono gente ormai finita, gente che hanno avuto tanti morti, gente che non ha reagito, non ha fatto niente, perciò si figura lei quando hanno levato tutte queste gente, e con leonesi e gli americani ci hanno fatto un piacere. Con gli americani lei aveva raggiunto un'intesa formalizzata in un contratto, sì, che prevedeva alcune cose ben precise, sì, tra l'altro un assegno mensile e la concessione della cittadinanza per lei e per la sua famiglia, e in prospettiva anche la garanzia di un lavoro. Sì. Cos'è accaduto? Ma io degli americani posso dire quello che ho subito, 20 anni che sono stato in America, mi davano $1,600 al mese e dovevo pagare il mensile, dovevo pagare tutte per i miei familiari, una vita economica molto scesa, perché con $1,600 in America non si può vivere, sopravvivevo, queste sono state le cose che mi ha dato l'America. Dopo mi doveva dare la cittadinanza, la residenza in America, mi avevano detto che in 6 mesi, un anno me la davano, in queste cose non mi hanno dato mai niente. Quanto tempo è passato? Sono passati 3 anni, non ho avuto niente, ora vi posso dire l'ultima di tutto quello che ho fatto, delle promesse, ho un contratto fatto con l'America, con gli americani, però di questo contratto è come una carta di andare a buttarla al bagno, perché non mi hanno dato niente, solo il mensile di sopravvivenza. Ho fatto tante per la Pizza Connection, sono state tutte promesse in Pizza Connection tramite la mia collaborazione, che io ho fatto 12 giorni di testimone in tribunale, attaccandomi il miglior avvocato dell'America. Hanno vinto il processo di quello che ho detto io, i trafficanti di droga l'hanno con tutti condannati. Tutti quelli che hanno collaborato in Stato americano in quella indagine sono stati tutti promossi, premiati, graduati. Io sono stato sopravvivente e abbandonato. Ora gli americani mi hanno lavato i soldi, non ho più niente con gli americani, tutto là quello che mi hanno dato gli americani. Se lo dovrei rifare, non lo rifarei più. 12 giorni di testimonianza davanti alla corte statunitense nell'ambito del processo Pizza Connection, sì, ne aveva di cose da dire. Ma come è entrato lei in questo processo? Aveva un'imputazione? Cosa? Io sono entrato a fare in questa Pizza Connection, tramite gli americani cercavano gente che sapevano di queste gente che portavano la droga da Palermo, dalla Sicilia in America.
Io Falcone, dottor Falcone, non avevo tanto parlato in merito di gioco, perché ho detto ne parlerò, avevo tante cose da dire, ho detto vediamo le cose come vanno e ne parlerò dopo. Dopo un giorno sono venuti gli americani, un certo Dick Martin e altre camere russe, altre compagnie americane, e mi hanno domandato se conoscevo dei personaggi, se, cioè ho detto io so chi mandava, in parte so gente che mandava la gioco in America, e ci ho detto le cose che sapevo. Ne ho parlato di una partita di gioco che loro non lo sapevano, come è stata la partita e tutti i particolari che io sapevo, e l'ho detto. Quali erano questi particolari? I particolari erano una partita di 41 kg di eroina pura, partita da bagheria e sequestrata a Milano. E ho detto i personaggi che avevano venuto dall'America a bagheria, perché io ho avuto possibilità di vedere sia l'eroina prima di partire da Palermo per l'America, e sia quando la controllavano se era pura o meno. Quindi lei per 12 giorni ha raccontato queste cose con nomi? Con nomi e fatti. In realtà, come infatti il dottor Falcone, quando hanno sequestrato il Far Gioco a Milano, compresi americano, non se ne sono accorto delle cose che c'erano in queste eroine. Dopo, quando io ho messo... Cioè cosa c'era? C'erano dei segni particolari che loro, con tutto il sequestro di 40 kg di eroina, non se ne erano accorti. E loro non sapevano, se io non lo dicevo non se ne erano accorti. Erano segni che distinguevano le varie partite di appartenenza? Erano dei segni che loro, quando l'hanno sequestrata, si figura lei, se hanno guardato bene non hanno visto, sì. Erano tagliati punti di nylon, di pasce dei sacchetti con le forbici, e punti diciamo di colpi di penne, di labbes, erano segni particolari. In merito ai 40 kg di roba c'erano differenti segni, e questi io l'ho visti fare, che li sapevo, e l'ho visti fare nella casa di bagheria. E questi loro, quando... Nella casa di bagheria di chi era? Ma avevano una casa di bagheria, non so di chi era la casa. Io ho imparato dove era questa casa di bagheria, dove hanno fatto l'esame della droga, perché precedentemente dai altri viaggi avevano avuto problemi discorsi tra Cosa Nostra e America. E l'italiano, perché la merce dice partiva buona, arrivava là e non era di qualità buona, di prima, come si diceva. Allora, per avere problemi sia per prezzi sia per fare discorsi fra mafia siciliana con quella americana, sono venuti americani, guardavano la merce qua in Italia, era buona, e finivano, non c'è più problema di là. Lei sembra deluso, in verità. Sono deluso sia dal governo italiano che sia da quello americano. Perché dice questo? Però continua a collaborare. No, io non continuo più a collaborare, mi sono fermato proprio di collaborare, perché lo Stato aveva tanta volontà di fare, però di tutto quello che mi hanno dimostrato, di tutte quelle cose che ho detto, tutta la gente che sono andata in carcere, in 6 mesi, in 1 anno, in 2 anni li mettono fuori, e io che ho rischiato la vita minuto per minuto, mi tenevano in carcere, mi hanno dato prova l'indispensabile di mettermi fuori quando ho finito la pena. Questi sono i benefici che ho avuto dallo Stato italiano. Come vive negli Stati Uniti? Io vivo sempre a Kivala tutti i giorni, adesso sono un libero cittadino, ma tutti i giorni vivo a Kivala, si capirà, da un mese in una casa, un altro mese in un'altra casa, faccio una vita da zingaro, capirà che vita posso fare. Lei ha una moglie e un figlio di 13 anni, sì. Loro si sono inseriti? Ma diciamo inseriti, capirà, uno che parte dall'Italia, non è andato mai in America, l'inglese non si parla, diciamo, si hanno inserito un po', ma no, veramente inseriti. Sua moglie come vive queste paure? Tutti i giorni, tutti i momenti, capirà, aspettare chiunque persona si vede dei sani, che uno vede tutte persone sane, può essere per me un killer, o per me o per la mia famiglia, capirà cosa può venire fuori. Tensione tutti i giorni. Negli Stati Uniti ci sono molti italiani, moltissimi siciliani. Sì. Le è capitato di avere sorprese sgradevoli? Ma io ho avuto tante di quelle sorprese in America. Mi vado per esempio in un negozio, arrivo di là e trovo un palermitano, o trovo un calabrese, o trovo un siciliano proprio dai passi da Agrigento o da Catania, ne trovo tutti i giorni, questi li trovo tutti. Ora, come infatti in questi punti che io so che ci sono siciliani, evito di andarci perché è facile arrivare a me essendo un siciliano anch'io. La svolta nella strategia di Cosa Nostra si deve all'ascesa ai vertici della mafia di Michele Greco. Con il papa della mafia a capo della cupola, l'organismo direttivo dei clan siciliani, la mafia imprenditrice, impegnata nella speculazione edilizia e nel contrabbando, lascia il posto, dopo anni di guerra e centinaia di morti, alla mafia dell'eroina. Gli ingenti profitti del traffico degli stupefacenti e la necessità di preservarli ad ogni costo spingono la piovra ad alzare il tiro. Muoiono rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, della magistratura. Greco gestisce questo passaggio. Fino all'82,
è un insospettabile ricco agricoltore della Conca d'Oro. Su di lui indagano il vicequestore Ninni Cassarà e il giudice Rocco Chinnici. Riesce a fuggire prima di cadere nella rete degli investigatori. Nel rapporto dei 162 che disegna i nuovi equilibri di Cosa Nostra, spiega le origini della guerra di mafia e individua i nuovi capi dell'organizzazione. Greco figura insieme con Bernardo Provenzano e Salvatore Riina. Con loro tutti gli altri boss delle famiglie siciliane: Pippo Calò, Pino Greco, Giovanni Battista Pullarà, Benedetto Santapaola, Salvatore Greco, Mario Prestifilippo. Viene catturato il 20 febbraio di 2 anni fa in una zona inaccessibile delle campagne del Palermitano, grazie ad una soffiata. Da 10 giorni era cominciato nell'aula bunker del carcere del Lucciardone il primo storico processo alla mafia. Tra i 475 imputati c'è anche Greco. Come capo della cupola è ritenuto il mandante di 78 omicidi. Per questi reati è stato condannato in primo grado all'ergastolo. Parliamo dei suoi ricordi italiani. Sì. Quando lei era in Cosa Nostra, il capo della mafia di Cosa Nostra italiana, di Cosa Nostra siciliana, sì, era Michele Greco. Sì. Chi è Michele Greco? Michele Greco, tanto per mettere a conoscenza tante gente che non lo sa. Michele Greco era un figlio, suo padre ci dicevano Pedro Tenente soprannome. Perché? Gli dicevano? Pedro Tenente soprannome, perché era un infame, però non un infame di un carabiniere o un poliziotto, perché quello fa il suo lavoro. E per noi, per la malavita, uno vede un carabiniere o un poliziotto, per noi quello è un carabiniere o un poliziotto, è tutto regolare. Per noi detta infame è quando una persona si sente di essere importante, un uomo d'onore importante, invece è un infame. Questo l'ha detto infame, cosa è il significato dell'infame. Il padre di Michele Greco, agli anni 40, 45, 50 che si sarebbero stati, aveva dei figli e loro sono discendenti di questi Greco, della famiglia di Michele Greco, sono di Crocevede Giardino, è un paese al limitare con Ciaculli, mentre i fratelli di Michele Greco venivano a Ciaculli in una festa da Ciaculli, da Crocevede a Ciaculli, hanno avuto una lite in chiesa, c'era la festa, hanno avuto una lite, la prima, è stata per una sedia, hanno avuto la prima lite e finita là, mentre i ragazzi di Michele Greco, i fratelli di Michele Greco, i figli di Pedro Tenente, da Ciaculli se ne andavano a Crocevede del Giardino, hanno avuto la seconda lite, la seconda rissa. Nella rissa è morto un figlio di Pedro Tenente, fratello di Michele Greco. A questo punto è nato e morto, è successa una guerra. In questa guerra il padre di Michele Greco ha fatto parte civile verso questi Greco di Ciaculli e altre persone, un certo Salvatore Toto di Pace, un certo Pezzo Greco di Ciaculli, che erano fratello di Cicchitiede, mio padrino di Ciaculli, e ci hanno messo la parte civile. In questa parte civile sono andato a finire in tribunale. Queste ci sono le carte che parlano, se voi li cercate li trovate, il tribunale di Palermo. Allora hanno fatto il processo, questi 4 imputati hanno preso 120 anni di carcere, e questo è il padre di Michele Greco, l'infamone. Michele Greco è un grande infamone, perché è figlio di Pedro Tenente, e Michele Greco non doveva diventare il capo di Cosa Nostra. Michele Greco parla di altre gente infame proprio Michele Greco, sia di razza, perché dei Greco di Crocevede Giardino, e non quelli di Ciaculli. Quelli di Ciaculli erano veramente degne, oneste persone che facevano del bene. Poliziotti non ammazzavano, ammazzavano magistrato, non ammazzavano carabinieri. Questo era Totò Cicchitiede, il grande mafioso della Sicilia, che comandava la Sicilia, e morto nel suo letto, onorato. Ma lei queste cose su Michele Greco le ha scoperte ora, oppure quando faceva parte di Cosa Nostra? Io queste cose le ho scoperto... No, ora, l'ho scoperto quando sono entrato a far parte di Cosa Nostra, perché io da ragazzino abitavo a San Ciro, una borgata vicino a Ciaculle, e da Greco Salvatore Cicchitiede c'ero di casa, da ragazzino. Dopo sono diventato figlioccio, dopo sono diventato uomo d'onore, e allora le cose sono venute tanto tempo fa fuori. Eppure nonostante... Però hanno coperto le cose, perché erano cugine di Totò Cicchitiede, essendo veramente un uomo... Di grande valore, e bene, ne faceva tanto, non ammazzava poliziotto, non ammazzava magistrato, perché dice ne ammazziamo uno, ne vengono 100, quelli fanno il suo lavoro, siamo feste se noi ci facciamo arrestare. Era una teoria logica, invece oggi ammazzano un magistrato per terrorizzare la gente, fare paura. Ma l'ultimata, la cosa nostra non era questa. Ho capito, quindi lei dice che con il nuovo corso, sì, di Michele Greco... sono cominciati gli omicidi, quindi sono la responsabilità è sua. Sono cominciati gli omicidi, sono cominciata la droga. Michele Greco è un grande trafficante di droga. Io a Michele Greco
ci compravo la morfina, Michele Greco mi dava i soldi, Michele Greco c'è il denaro di casa, ho chiesto tante volte di fare un confronto con Michele Greco e non è stato possibile, non ho capito perché. Perché? Cosa mi dicono? Perché mi dicono che io a Palermo a fare un confronto non ci vengo, ma in altre parti del mondo io con Michele Greco voglio fare un confronto. Cosa vuole dirgli? Ma io di Michele Greco avrei tante cose da dirci, però se mi fanno fare il confronto ho tante cose nuove da dire. Però nessuno vedo che ci interessa. Le cose nuove che io vorrei dire per Michele Greco, nessuno ci interessa. Si vede che c'è che lo aiuta tanto. Cosa vuol dire? Lo aiuta tanto perché se io mi incontro con Michele Greco ho tante cose nuove da dire. Perché vedo, io l'ho detto pure in America, ai signori magistrati. Ma signore magistrate, non lo so, perché non mi fanno fare l'incontro? Non mi pare che ci possano essere sospetti su Giovanni Falcone. No, senta, io non voglio illudere né Giovanni Falcone neanche gli altri, però io non riesco a capire, quando dico io ho cose nuove, omicidi da poter dire nuovo verso Michele Greco, perché non mi fanno fare un confronto? A chi l'ha detto questo? Ma l'ho detto ai magistrati che sono venuti a New York. Cioè chi erano? Se non ricordo male, il presidente della Pensivalle e altri. Penso che queste cose verbali ci sono, si possono leggere quando uno vuole. Come è diventato capo di Cosa Nostra Michele Greco? Michele Greco è diventato capo di Cosa Nostra perché in quel periodo c'era Totò Cicchitieto, sarebbe mio padrino, Salvatore Greco, quello di Ciaculli. In quel periodo comandava lui. Dopo c'è stata una grande associazione a Palermo. In questa associazione sono andati tanti latitanti, uno dei quali mi... Salvatore Cicchitieto. Vuole dire un processo per associazione a delinquere? Sì, un processo per associazione a delinquere. In quel processo per associazione a delinquere sono andati via latitanti. Allora Michele Greco è ancora un personaggio pulito, normale. Quelli latitanti gli hanno dato la carica a Michele Greco. Ma no, che era un personaggio che per bisogno l'hanno dato a Michele Greco per rimanere a Ciaculli. Quindi Michele Greco ha preso il posto di Salvatore Greco? Salvatore Greco. Mio padrino dall'Italia se n'è andato in Venezuela e Michele Greco è rimasto il pupillo della Sicilia e tutti i cari che ci sono venuti fuori. Non è che era il personaggio veramente adatto e giusto, per emergenza gli hanno messo a lui. Quando era capo di Cosa Nostra, cosa gestiva Michele Greco? Michele Greco gestiva tutto, perché sul campo, prima la Cosa Nostra la gestiva lui, la comandava lui, i paesi dintorno alla Sicilia. Lui era il grande capo, allora se dovevamo fare per esempio un capo a Catania, lui andava, faceva la riunione in fondo a Favarello o altre parti e decideva se a Catania ci dovevamo mettere o Santa Paolo o Pippo Calderone o Nino Calderone, per esempio Nino, perché prima il capo di Catania era Giuseppe Calderone. Dopo hanno deciso dalla morte di Pippo Calderone e hanno messo a Santa Paolo, perciò lui dirigeva la Sicilia e i dintorni della Sicilia. Lui era il capo primario della Cosa Nostra. Dopo sul campo di gioca lui la manteneva tutta, perché in tutte le parti c'erano riunioni e lui c'aveva i soldi. Metteva, investiva, manteneva i contatti con tutti e lui faceva una riunione, la decisione dei morti, per esempio dovevano uccidere un capitano dei carabinieri o un magistrato, facevano la Cosa Nostra, la cupola riuniva tutti i capoccioni e decidevano la morte, perciò lui il vaso principale era il capo responsabile di tutto quello che succedeva. Quindi, non succedeva un omicidio se prima non era prima di tutto, per fare un omicidio in una borgata prima era libero, ogni capo poteva fare il suo omicidio nella sua borgata, siccome era facile fare un omicidio un capo diceva voglio ammazzare quello per una fesseria, va ammazzato. Invece dopo c'è stato un periodo che prima di ammazzare uno si doveva portare al consiglio la cosa. Dice dobbiamo ammazzare uno perché c'erano altri motivi, si dovevano dimostrare i motivi ed ora si dava l'ordine di poterlo fare, di poterlo ammazzare. Quindi lei sta dicendo che tutti gli omicidi, sì, dei politici, sì, e generale, dei carabinieri, generale, dei magistrati, tutte, anche da un civile, da una persona di Cosa Nostra, hanno avuto il sì di Michele Greco? Tutto di Michele Greco, e lui diceva no, non poteva avvenire. Le condanne del maxi processo, 19 ergastoli e oltre 2000 anni di carcere, colpiscono una mafia vecchia, superata dai nuovi equilibri. Il processo di assestamento, il cambio ai vertici, inizia già con la cattura pilotata di Michele Greco e passa attraverso un'escalation che lascia decine di morti per le strade di Palermo. Cosa sta avvenendo? Il giudice Giovanni Falcone, nei mandati di cattura dell'ultima grande operazione antidroga tra gli Stati Uniti e l'Italia, definita Iron Tower, scrive che all'interno di Cosa Nostra si è affermata su tutte un'unica superfamiglia guidata da Salvatore Riina, detto il ragioniere, leader dei Corleonesi.
un tempo braccio destro di Luciano Liggio, insieme con Bernardo Provenzano, oggi Riina, si sarebbe scrollato di dosso gli amici e gli alleati di un tempo, imponendosi con il terrore come il nuovo incontrastato boss dei boss. Riina è una vera e propria primula. Di lui gli investigatori hanno una foto di una trentina di anni fa. I pentiti, e soprattutto Contorno, assicurano che vive a Palermo e si muove con facilità, scortato da efficientissimi gruppi di fuoco e protetto anche da complicità e da amici compiacenti. Riina avrebbe insomma instaurato una dittatura all'interno dell'organizzazione criminale in luogo della cupola, che era una sorta di organismo collegiale. Una soluzione che, secondo i magistrati, promette solo una nuova guerra di mafia e una rinnovata sfida allo Stato. Chi è che comanda la mafia in Sicilia in questo momento? Salvatore Riina, in assoluto? In assoluto. Comanda la Sicilia, anche in Alta Italia. E come c'è riuscito un uomo solo a determinare tutto questo? Salvatore Riina c'è riuscito perché è un grande cervellone, un uomo molto preparato, intelligente. Questo discorso lui l'ha preparato circa una decina di anni fa. In tutto Palermo si è fatto amici. Essendo da Colonna, che erano quattro gatti, si è fatta amicizia in tutte le famiglie della Sicilia, metteva persone che venivano dai paesi, li faceva abitare da Colleone o ai paesi dintorni, li faceva abitare a Palermo o a Catania o altre parti, e queste persone dopo li infiltrava a diventare uomini d'onore. In omaggio d'onore studiava tutta la pianta di ogni famiglia, i personaggi che erano più importanti, le idee, tutti i discorsi, e dopo queste famiglie, questi uomini infiltrati, riportavano tutto a lui. Dopo, quando sono stati pronti a essere preparati, avere tutto piano preparato, i soldi se l'avevano fatto, hanno ucciso quelle quattro persone più importanti, tutti gli altri erano già d'accordo con loro e hanno vinto la guerra. Avevano infiltrato degli uomini loro nelle varie famiglie? Sì, sì. Ecco, nella vostra chi c'era? Nella nostra c'erano i fratelli Pullarà, tanto per dire, nella nostra famiglia c'erano due ragazzi che erano di San Giuseppeato, erano i cugini di Bernardo Brucca, di San Giuseppeato. Ci avevano infiltrato questi due fratelli nella nostra famiglia, sono diventati, prima erano ragazzi semplici, dopo sono diventati uomini d'onore, hanno messo a covare tutti i discorsi e riportato, come infatti nella morte di Stefano Bontà hanno partecipato pure loro a portare le battute dell'uscita. È stato Riina a volere la trasformazione della mafia impegnata ora nel traffico della droga, oppure è stato qualcuno prima di lui? No, è stato Salvatore Riina a far cominciare la guerra, Salvatore Riina a ammazzare tutte queste gente, sia il reparto di mafia, sia dei fuori di mafia, sia tutti i miliardi che c'erano in giro, sarà messo in mano lui e comanda lui la mafia. Riina e Provenzano vanno d'accordo? Riina e Provenzano, quello che comanda è totale, e decide è solo di Salvatore Riina. Il Provenzano è un subeco di Salvatore Riina perché non ne può fare almeno. Ci sono uomini emergenti oggi nella mafia oltre questi due? Base principale no, sopra di loro non c'è nessuno. Michele Greco se ne sono servite, c'era Michele Greco, se ne sono servite. È andato a finire in carcere, l'hanno buttato nell'immondizia come una cosa, quel degno che era di buttarlo nell'immondizia, come un infamone. Volevo sapere, non sopra di Riina e di Provenzano, sì. Altri nomi grossi, gente che sta crescendo? Ma di gente che sta crescendo ce ne sono tanti, ma di ragazzi giovani, nuovi, ce ne sono migliaia, centinaia, ci sono dei vivai. Però loro fanno una cosa, non usano più la vecchia mentalità di mafia antica, le usano, pigliano figli di puttana, pigliano gente di qualsiasi tipo, gente che denunciano persone, gente che fanno le brutte cose, li usano, fanno fare quello che ci interessa e dopo li ammazzano, li fanno scomparire. È pensabile che quanti non sono d'accordo con i corleonesi riescano a riorganizzarsi, e chi potrebbe riorganizzarsi? Io penso di no, perché i signori corleonesi, Salvatore Riina in particolare, fa prima le persone le usa, tiene il terrore attorno a tutte queste gente perché prima le usa. Dopo li fa scomparire, allora la gente, nessuno è capace a poter reagire verso questi signori colleonesi. Perché in realtà se i signori palermitani, chiamati uomini d'onore, vorrebbero reagire verso i colleonesi, ci vorrebbero due giorni a poter arrivare ai colleonesi, a ricapovolgere i colleonesi. Però ognuno ha i miliardi, si vuole godere i miliardi,
Gli dice, non sei, e come infatti dice, tu ammazza uno. I corleonesi ordinano e loro lo fanno. Dopo, quando non ci serve più, ammazzano pure a loro. Come tante persone ci hanno ucciso i familiari, i parenti, dovrebbero essere contro i corleonesi. Invece ce l'hanno infilato dentro con loro e se ne servono. E la droga che ha determinato questo grosso aumento di omicidi? Tutta la rovina di queste guerre mafiose è venuta proprio sul campo interesse, sulla droga, ha portato ad impazzire. Perché la gente, prima si vivevamo tutti bene, dopo è entrato questa miliardi di droga e non sanno più cosa fare con i soldi, tanti miliardi, una cosa pazzesca. Non c'è potere di quanti soldi si guadagnano solo con la droga, tutte altre cose sembrano fesserie. Eppure se c'è tanto guadagno, perché il capo della sua famiglia, Stefano Bontade, era contrario al traffico della perché droga? Era una mentalità antica, sia lui che sia tante altre persone non volevano partecipare per fare la droga perché stavano bene di famiglia, di vecchia antica, di vecchia data. I vecchi, i padri, i nonni portavano delle proprietà, non erano gente ammazzata, perché si capisce quando uno vende la droga, è un omicidio che tu fai, vendendo la droga ammazzi tanta tutta la gioventù. E questa Cosa Nostra non lo doveva fare se era all'antico come faceva. Invece ormai si chiama Cosa Nostra, ma è una cosa personale, è una squadra di assassini, generalmente chi vende la droga cosa fa? Ammazza, rovina tutto l'avvenire del popolo. I corleonesi sono quelli che vengono definiti la mafia vincente. La mafia vincente sono tutti quelli che comandano la Sicilia. E la mafia perdente? Ma la mafia perdente non esiste, non ce n'è mafia perdente. La mafia perdente non esiste, io volevo finire quel discorso precedente. Sì. In questo discorso il Bino Provenzano è un uomo di fiducia di Luciano Riccio. Invece Totuccio Rina appartiene a Corleone, a Cosa Nostra di Corleone, però non vanno tanto d'accordo con Luciano Riccio. Perché prima comandava Luciano Riccio, non l'arresto di Luciano Riccio e comandato Totuccio Rina. E la mente di comandare è Salvatore Rina. E l'attore principale di fare è Bernardo Provenzano. A questo punto che succede? Luciano Riccio, essendo in carcere, vuole scappare, vuole evadere. Dopo l'arresto di Milano vuole evadere. In questa evasione lo manda a dire a Totuccio Rina e Bernardo Provenzano. E si prepara l'evasione per scappare, e allora cosa si cerca? Di qualche pedale, si cerca di qualche traduzione da un carcere all'altro, però il fattore dell'evasione che vuole fare Luciano Riccio a Totuccio Rina non ci sta bene. Non ci sta bene perché se ne esce Totuccio Rina, Luciano Riccio a Totuccio Rina si deve mettere da parte, siccome ormai c'ha tanti miliardi, comanda tutto lui, capirà, se Luciano Riccio esce un contratto. A questo punto vanno fuori. E lui vuole scappare, gli manda, vuole fare l'evasione, sempre Salvatore Rina ci dice sì. Però cosa fa Salvatore Rina? Quando Luciano Riccio è in traduzione o in carcere, in qualche pedale, in qualche processo, il solito colpo di telefono, la lettera anonima che fanno i signori corleonesi, queste cose li fanno, e arriva l'avviso ai carabinieri, l'introduzione, e loro gli mettono due elicotteri, quattro Giuliette di dietro. Allora chi ci va? Allora hanno la scusa che è sorvegliato, è controllato e così non è mai riuscito a scappare. Come hanno fatto pure nell'evasione di Palermo, tentata evasione di Palermo del cacciatore Luciardone. Già pronto per scappare, arrivano i carabinieri, la saluta soffiata, ci arrivano i carabinieri all'indomani che c'è l'evasione, arrivano il giorno prima, la sera è scesso perché lui deve fuggire in notte, nella mattinata. Arrivano la sera la traduzione, neanche il direttore del caccio lo sapeva, arriva la traduzione e lo parte. Questi sono dei soldi che anticipano. Ma se è così, e considerato il fatto che pare sia molto semplice far uccidere qualcuno, Luciano Riggio è in grosso pericolo in carcere. Luciano Riggio non è che sia tanto comodo in carcere, perché in questa posizione che è comodo se esce per Totuccio Rina e c'è questo Bernardo Provenzano che fa parte di Luciano Riggio, no, non vanno d'accordo in merito, perché Luciano Riggio c'ha Bernardo Provenzano, Totuccio Rina fa tutto il nostro bocca e ci piace mantenere il potere, perciò capirei con tutti questi mediati che interesse c'è. Allora in carcere Luciano Riggio che va passeggiando o se ne va a mangiare insieme con altri si guarda abbastanza bene e quel poco di gente che può avere a portata di mano se li mantiene sotto controllo lui, per stare cautelato, non si fa uccidere in carcere. Quindi oggi comanda tutto Rina. Comanda tutto Salvatore Rina, sia in Sicilia, in Italia e sia fuori dall'Italia. Cosa vuol dire fuori dall'Italia? Io gli parlo in America, perché lui in America c'ha pure parenti.
Salvatore Riina c'ha pure i parenti. C'è una famiglia siciliana di Riina negli Stati Uniti. È appoggiata gli italiani di Cosa Nostra con quella americana. Ecco, quali sono i rapporti tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra italiana? Io gli posso portare un atto semplice, che c'è una telefonata che l'ho sentito, Salvatore Riina, uno dei uomini di Salvatore Riina, parla con un altro siciliano, parla in America dicendo che cercano a Badalamenti e cercano... Quale dei Badalamenti? Gaetano Badalamenti e latitante, perché lo cercano per ucciderlo. E allora, mentre in una telefonata si dice, uno di Cosa Nostra, palermitana, siciliana, che appartiene a Totò Riina, parla con un altro siciliano, parla in America dicendoci dei Tanino Badalamenti, e quello ci dice, la volpe, dice quella è una volpe, abbiamo appuntamento, ci telefoniamo cose, però dice, na tana non è venuto. Cioè non è venuto nella tana? Cioè appuntamento non ci hanno arrivato per ammazzarla, perché erano già incaricati per farlo fuori, però quello non è che aveva nato adesso, quello era un grande mafioso, conosceva l'ambiente, si sentiva per telefono, ma non arrivava mai, e questo telefono era registrato. Ma per quello che lei ne sa, sì. Gaetano Badalamenti, sì. È libero o, come si dice, sotto protezione delle autorità americane? Sento, di quello che risulta a me in America, io non ho mai detto che Tanino Badalamenti stesse collaborando con un pentito, a me non mi risulta e non lo so. Io sono in carcere, ho preso tanti anni, che in un processo che non c'entra, perché hanno messo il nome di Pizza Connection da Gaetano Badalamenti. Però il processo di Pizza Connection non doveva nascere Gaetano Badalamenti, ma doveva nascere un certo Giuseppe, che era un sottocapo della famiglia di San Giuseppe Alto, questo è morto, Ganci, un certo Penuzzo Ganci era il grande trafficante di droga fra la Sicilia e l'America che abitava in America. Il ruolo che attribuiscono a Badalamenti in effetti lo svolgeva Ganci. Ganci, Giuseppe Ganci, che è morto con un cancro in America, questo era il perno principale dei siciliani, che vendeva centinaia di eroina in America, che appoggiava anche Pippo Bono in America. I rapporti tra la mafia siciliana, la camorra napoletana e l'andrangheta calabrese, quali sono? Io vorrei precisare una cosa, che quando si parla di camorra, non parliamo di camorra con i siciliani, con i palermitani, perché a Napoli c'è la mafia, Cosa Nostra come Palermo, c'è la camorra è un discorso, la mafia è un altro. Ora a Napoli ci stanno le famiglie mafiose, non camorriste. Quelle che sono abbinate siciliane, come Nuvoletta, come Zazzo, come Bardellino, queste sono famiglie mafiose. C'è, a Napoli c'è la famiglia mafiosa, non camorrista. Camorrista è tutto un altro discorso. A chi fanno capo i Nuvoletta, i Zazzo, i Bardellino? A Palermo, a Michele Greco. Fanno famiglia a Napoli, però sotto dipendenza da Michele Greco, dalla cupola di Michele Greco. E in Calabria invece quali sono i rapporti? In Calabria hanno le sue famiglie, se hanno di bisogno un piacere... I calabresi a Palermo, o viceversa a Palermo, hanno di bisogno di un omicidio in Calabria, uguale come l'America. Quindi non ci sono famiglie mafiose in Calabria? Ci sono famiglie mafiose, però sono distinte e separate. Da quelle dell'andrangheta? Sì. Chiamate andrangheta e mafia, perché hanno i suoi uomini d'onore, ci sono i suoi giuramenti, non cambia niente. Chiamate andrangheta e pure mafia. Mentre a Napoli ci sono famiglie camorriste e famiglie mafiose? Ci sono mafiose. Gente camorrista che vanno facendo attentato, fanno un scippo, fanno... tante di quelle fesserie, però la mafia ha il giuramento come i siciliani, come i calabresi, come i americani, hanno tutto quel potere di mafioso, non più camorrista, che a livello camorristico cambia tutto il discorso, il senso, dal camorrista al mafioso. Cutolo ad esempio non aveva e non no, ha nessun Cutolo rapporto. Io non l'ho mai conosciuto che faceva parte a Cosa Nostra, era il suo circuito ma no che faceva parte di Cosa Nostra. La camorra non ha nessun rapporto con Cosa Nostra. No. Possono essere uomini, tramite i mafiosi di napoletane, a essere rapporto, interessare o a sapere certe cose interessa, a poter avere un rapporto, un piacere, ma non è che sono un mafioso o un camorrista sono la stessa pari, non è vero, non esiste. Questa la voglio precisare per una volta e per sempre. Michele Greco fino all'82 e Salvatore Riina oggi, dunque, sono i capi dell'organizzazione criminale. Ma esiste sopra di loro una guida politica di Cosa Nostra, il cosiddetto terzo livello, proiezione dei clan all'interno dei palazzi del potere? Le risposte giudiziarie finora non hanno diradato i dubbi, ma non hanno dato conferme. Ci sono, di certo, collegamenti tra alcuni esponenti delle forze politiche e le famiglie mafiose. Lo hanno scritto i giudici in alcune recenti sentenze. Ma nulla autorizza a ritenere che in Sicilia oggi ci sia un partito mafioso.
esiste piuttosto un interpartito della mafia nel quale militano trasversalmente esponenti di diversa estrazione politica, vincolati tra loro più da interessi e traffici che da ideologie. La mafia appoggia singoli candidati, riversa su di loro migliaia di voti, preferendo esponenti di partiti di governo, anche se non vengono disdegnate le opposizioni. L'intreccio finora mai sondato in profondità tra i gruppi mafiosi e i politici si sospetta anche per i grandi delitti, tra i quali gli omicidi del presidente della regione Piersanti Mattarella, del segretario regionale del PCI Pio La Torre, del segretario provinciale della DC Michele Reina, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del procuratore capo Gaetano Costa. Le inchieste su questi omicidi eccellenti non hanno ancora indirizzato piste precise e sono ancora tutte irrisolte. Morti senza ancora un perché, caduti per un disegno preciso, per una convergenza di interessi tra vari livelli della società siciliana e la mafia. Parliamo degli omicidi eccellenti, dei politici, sì, dei poliziotti. Sì. Cosa sa? Senta, quello che posso dire è questo, gli omicidi eccellenti. Non è che sono stati fatti che uno si alza la mattina e vanno a uccidere un capo, un commissario Giuliani o un magistrato. Tutti questi sono omicidi. Hanno fatto riunione e Michele Greco è sempre responsabile, la base principale è Michele Greco, compreso tutta la cupola. E dell'omicidio del generale Dalla Chiesa sa qualcosa in particolare? Dell'omicidio Dalla Chiesa avevano messo questo alto prefetto su Palermo, era uno che combatteva la politica, il terrorismo, terroristi. Dopo a Palermo non era uguale dei terroristi con la mafia, aveva saputo tante cose, tante infiltrazioni, diciamo, di fatti di droga, di ricostruzione, appalti e cose, e aveva dopo un punto già era un pericolo per la Sicilia, e allora subito l'hanno eliminato. Chi ha voluto la morte di Dalla Chiesa? Michele Greco e compagni. Calderone sostiene che l'arrivo di Dalla Chiesa preoccupava molto gli imprenditori catanesi. Lei ne sa qualcosa? Sento, non è che c'era solo il problema con Catania, era compreso la Sicilia, il problema è che l'aveva solo Catania. Dalla Chiesa girava per tutta la Sicilia, perciò il problema era come Palermo e tutti dintorni, perciò faceva problema per tutti, sia per Catania che per tutta la Sicilia. Cosa sa dei rapporti tra mafia e grossi imprenditori, con i Costanzo a Catania, con i Cassina a Palermo e così via seguitando? Senta, con i Costanzo, con il Rendo e compagni, l'aveva quando c'era la buonarma di Giuseppe Calderone, li manteneva lui, c'era in contatto lui per gli appalti. Per esempio io posso accennare che i costruttori catanesi hanno fatto pezzi di autostrade che da Catania si viene a Palermo, e allora per farci uscire i soldi ci parlava Pippo Calderone e pagavano il pizzo dell'autostrade o delle costruzioni o dei palazzi che hanno comprato a Palermo, e questi erano i contatti che avevano, se avevano di bisogno per cambiare segno, uscivano tanto al mese di cantieri e tante cose altre. Ecco, io vorrei capire bene, perché è un passaggio molto delicato, avevano rapporti perché erano affiliati a Cosa Nostra alcuni di loro, o avevano rapporti perché erano costretti ad avere rapporti? Ma loro erano affiliati perché ovunque arrivavano ci mettevano bombe, ogni città, ogni paese, ognuno cercava i suoi soldi. Cioè facevano parte di Cosa Nostra? No, parte di Cosa Nostra non facevano. Erano utili a stare in Cosa Nostra, però non era, io per il comune d'onore non l'ho mai conosciuto. I Salvo sono nella stessa posizione dei Costanzo, dei Rendo, dei Cassina, o fanno parte di Cosa Nostra? I Salvo facevano parte a Cosa Nostra, erano della famiglia di Salemi. Della famiglia? Di Salemi. Ma pagavano ugualmente delle tangenti? Quello che a me mi risulta, i mafiosi a Cosa Nostra, in quell'epoca che c'ero io, non ho mai pagato un mafioso. Però hanno rapito un loro parente. Ma non l'hanno rapito, sì, hanno rapito il suocero, ma non sono state gente di Cosa Nostra. Chi ha ucciso i commissari Cassarà e Montana? L'omicidio di Cassarà e Montana, per mia veduta, per mia evidenza sulla mafia, la famiglia dei Colleonesi è lasciata uccidere, compreso con Pippo Gambino, detto il Tignoso, di San Lorenzo. Ma lei sa che era l'autore materiale Gambino? L'autore materiale, senza problemi e senza dubbi, è Salvatore Rina e più Pippo Tignoso, Gambino. Quello che ha preso 18 anni di carcere nel processo di Palermo e arresto domiciliare a casa.
Nella grande villa. Lei nelle sue dichiarazioni cita il nome di un malavitoso, Danilo Abbruciati, sì, come cosa di Pippo Calò, sì, cioè come uomo di Pippo Calò. Sì. Danilo Abbruciati è rimasto ucciso nel tentativo di omicidio del vicepresidente del Banco Ambrosiano, sì, Rosone. Allora è stata la mafia a volere l'omicidio di, sì, Rosone? Perché c'erano interessi di miliardi e mezzo. Cioè? Pippo Calò, come voi sapete, era il cassiere, era un capo di una famiglia, ma era il cassiere di tutti i miliardi che giravano su Roma per le aree edilizie che costruivano, che compravano, che vendevano. Era una base a Roma, voi lo sapete, molto grande. Pippo Calò era in mezzo a questo grande finanziatore, movimenti di miliardi, allora era in tutto in mezzo a questi campi. È davvero importante il ruolo di Pippo, così importante il ruolo di Pippo Calò? Sia a Roma, la base principale è Pippo Calò, su Roma. Cosa gestiva a Roma Pippo Calò? Pippo Calò gestiva tutto, dall'estorsione, dal traffico, delle costruzioni, aveva di tutto, delle case da gioco. Pippo Calò manteneva tutto, perché aveva tanti romani dietro di lui, i migliori romani che ci sono a Roma ce l'aveva lui. Quando dice migliori romani si riferisce... In campo di malavita, precisiamo. In campo di malavita. Periodicamente si parla di un terzo livello della mafia, di gente che non si conosce, che tira le fila. Lei ne sa qualcosa? Senta, questa è una barzelletta del terzo livello, perché il terzo livello non esiste. Forse loro vogliono, nella domanda del terzo livello, parlano di gente politici, gente d'affari, ma il terzo livello in questa mafia non esiste. C'è solo un livello. Michele Greco... Adesso è Totorrina la base principale, questo è il terzo livello. Parliamo della forza elettorale della mafia. Sì. Lei è stato in Cosa Nostra tanto tempo quanto basta per aver vissuto, sì, alcune competizioni elettorali. Qual era l'orientamento di Cosa Nostra? Per il campo della famiglia? Per la famiglia? Sì, la vostra famiglia vi dava degli ordini, delle disposizioni, che voti controllava? Ma noi, la maggior parte sempre appoggiava la Democrazia Cristiana, tutti ci giravamo per la Democrazia Cristiana e non per il comunismo, però in parte qualche po' di comunista c'è in mezzo. Cosa vuol dire qualche po' di comunista? Diciamo che tutta l'interessamento era portare la democrazia. Ecco. Ecco un po' di gente che votava, ma che non ci dava il voto al democrazia, non ci dava la comunista, in mezzo c'erano pure. E lo indirizzavate su un certo candidato comunista? Noi, ogni famiglia, al periodo del campo elettorale ci davano le schede, ci dicevano portate dentro Ciancimino, portate un Pinco Pallino. Noi ognuno di appartenente a Cosa Nostra abbiamo parenti, cugini, abbiamo minimo abbiamo 50, 60, 80 persone di poter fare votare. Gli davamo le schede e ci dicevano deve votare a questo. E allora si figura lei in una famiglia come la nostra 120 persone, quanto centinaia di persone venivano fuori per portare a un politico. Gli altri partiti, oltre alla Democrazia, sì, Cristiana e il Partito Comunista, sì, che ha citato, con i quali avevate un minimo di rapporto, non come partiti ovviamente, sì, ma con le persone che fanno parte di questi partiti. Senti, in una mano leva l'altra, perché in mezzo alla politica, i comunisti, i democratici, i socialisti e compagnia, sa come sono messi bene i partiti, però qualche piacere lo facevano pure, totale, tutti, però la maggior parte che facevano i piacere era sempre la Democrazia Intesa. Perché noi portavamo a quella la base principale. Lei si sente di dare un consiglio a Domenico Sica, che è l'alto commissario per la lotta alla mafia? Io mi guarderei bene di dire un consiglio, perché sarebbe magari una parola offensiva. Ma io penso che... lei è un esperto di... Penso che il dottor Sica può andare in campo di terrorista, ha fatto una vita, come ho letto, il giornale, ne sentivo sempre il suo nome. Sul campo di mafia per me sarà un nuovo arrivato. Perciò ci vorrebbero degli anni per poter pigliare pratica sul campo di mafia. E lei non ritiene di potergli dare un aiuto? Penso gli potrei dare qualche idea, la potrei dare, dato che ho vissuto in mafia, so come ragiona la mafia e come si comporta la mafia. E fino ad ora, nonostante sia passato un certo periodo da quando è stato nominato alto commissario, Sica non l'ha mai cercata? No, io anzi voglio precisare, il dottor Sica, tramite gli americani, mi hanno cercato di poter parlare con me. Ho parlato per via di telefono, certo, però per adesso non intendo incontrarmi, perché ero in America. Se appena avrò possibilità mi farò risentire. Quindi tutto. Lei ha in programma un incontro nei prossimi giorni con Sica? Forse ci sarà un incontro con questo commissario Sica. La mafia ha suoi uomini al Palazzo di Giustizia, tra i magistrati, a Palermo?
Ce l'ha in tutte le parti, non solo a Palermo, ma ce l'ha a Milano, ce l'ha a Roma, ce l'ha in tutte le parti. Tra i magistrati? Tra i magistrati. A livello basso o a livello alto? A livello alto. Chi tiene i contatti con questa gente? Purtroppo nella malavoglianza della Cosa Nostra. C'è dall'impiegato della Nettezza Urbana, pure Cosa Nostra, un Giovanni Pullarà era impiegato alla Nettezza Urbana, ma aveva molti livelli, molte conoscenze, molte cose grandi. Tanto per portarci un paragone, come quella impiegata all'Enel, ci sono livelli e livelli, che si arriva in alto. Lei si definisce un soldato, come fa ad aver appreso i nomi degli infiltrati in questura, i nomi degli infiltrati tra i magistrati e nei vari uffici del Palazzo? Perché io ho la mia posizione come uomo d'onore, ogni famiglia c'è un capo, un sottocapo, capo di Cina, io invece ero, io nella famiglia di Stefano Bontà, io con altre 9 persone, eravamo 10 ragazzi dirette con Stefano Bontà, non eravamo né sottocapo né capo di Cina. Io se avevo bisogno di parlare con Stefano Bontà o dovevo di bisogno di soldi o dovevo fare una cosa, io solo andavo da Stefano Bontà, sia io che sia gli altri 10. Non eravamo né padrone né sotto, solo Stefano Bontà, eravamo diretti. Che cosa sa del pool antimafia? Cosa pensa del lavoro che hanno svolto? Senta, lei, le ripeto, è un esperto di cose di mafia. Senta, purtroppo nel pool antimafia i magistrati, quel poco che ci sono, hanno fatto bene il suo lavoro, però purtroppo appena passano dai primi magistrati di ufficio istruzione, passano quelli che fanno i mandati di cattura all'ufficio istruzione, si perdono per la via, la gente vanno via, libere, fuori, con facilità. C'è il rischio che riesplodano una nuova guerra di mafia in Sicilia? Sì, questa in breve. Perché fa questa previsione? Perché c'è molto silenzio e fra in breve cominceranno i grandi morti di magistratura, di poliziotti. Di magistratura, di poliziotti, perché c'è un motivo particolare? Ci sono un motivo di particolare? Processi, inchieste, cosa? Perché vedo che loro stanno facendo indagini, ancora gli vanno dietro sul campo di droga, di traffici, perché là i traffici ci sono tutti giornalmente, come ci sono stati da tanto tempo fa. Ancora continuano a trasportare la merce dall'Italia nell'America e dall'America in Italia. Sembra normale, tutto normale. Perciò ancora continuo, invece c'è la magistratura, c'è la polizia che rinforza andarci dietro. Se si fanno i fatti suoi, rimangono. Se pizzicano qualcuno, fanno fuori. Quanti sono oggi i corleonesi? Tanti, tanti. Sono tanti e diventano niente. Perché quando noi parliamo di corleonesi, come gruppo di corleonesi sarebbero una ventina di persone, i paesetti che ci hanno. Però in mano a tutti i siciliani che hanno infiltrato le persone, loro comandano tutti. E tutti hanno paura e terrore dei corleonesi. Ma se i siciliani, i palermitani attaccherebbero i colleonesi, ammazzerebbero tutto Ciosina, sarebbe facile vincere la guerra con i colleonesi. Ma c'è un nucleo in grado di opporsi ai corleonensi se c'è qualcuno che li organizza? Sarebbero facile a poter venire fuori questo gruppo contro i colleonesi, però tutti hanno paura. In merito ad attaccare Salvatore Rina, che dice prima che se fanno l'atto subito e ucciderla e finisce là, ma se loro ne parlano, i notizi ci arrivano e muoiono chi ne parla. Dov'è Rina oggi? Rina è in Sicilia, Palermo. Come fa a dirlo? Perché lui gira tranquillamente, da latitante, sia lui e Gaetano, sia Bernardo Provenzano, sia tanti altri, girano tranquillamente, li vedono. Ma girano, cosa vuol dire li vedono, mi scusi? Li vedono che non è che fanno solo una zona di San Lorenzo, una zona di Ciaculle, una zona di Brancaccio. Vanno in diverse zone, girano tranquillamente, hanno delle riunioni e vanno, hanno dei appuntamenti e li fanno. Ma li vedono solo i mafiosi, i cittadini, li vedono, o li vede anche li vedono, altra gente? Li vedono i mafiosi, li vedono i cittadini, li vede gente pulita, il pulito diciamo che non fa parte a niente, tutta questa gente li vede, che fanno riunione, li incontrano. È possibile che muovendosi così tanto in una città presidiata quale Palermo, loro non incappino mai in un posto di blocco, in un controllo di documenti? Ma lui in un posto di blocco ci è capitato? Però non ha avuto problema a darci i suoi documenti, come è capitato pure di questa volta a me, darci i documenti, è tutto normale. A lei è capitato di esibire documenti? Più di una volta. È stato fermato quando era ricercato? Fermato, chiamato e via. Dove? Palermo, Milano, qualche altra parte. Lei ha rapporti con Buscetta negli Stati Uniti? Vi incontrate, vi vedete, vi scambiate idee? Con Buscetta ogni tanto ci sentiamo via telefono. Ogni tanto, cioè quando lo incontrava a New York, in qualche partita si andava in qualche giudice, incontro di giudici, avevano giudici italiani, ci incontrava, si parlava più o meno. Le autorità statunitensi hanno trattato lui
così come hanno trattato lei, cioè male entrambi? Sì, no, non hanno fatto niente di particolare in merito di maggioranza ai miei confronti, con i confronti di Però a lui la cittadinanza l'hanno data? No, non ci hanno dato niente, né cittadinanza né documento, non c'è niente come me. E come vive Buscetta? Lui vive ancora, gli danno un mantenimento che non so se ce lo danno ancora, perché non ho contatti da circa 2 mesi e non so se ancora ci danno soldo o meno per lui. Contorno, un'ultima cosa, lei vuole tornare in Italia, pensa di tornare in Italia? No, io non intendo più tornare in Italia, perché appena arriverò in Italia sarà la mia morte, perché io intendo rimanere in America. E lì si sente protetto? Non protetto, sono molto città molto più grande, può capitare più difficile poter incontrare uno che mi potrebbe uccidere se uno ci va a dire abita là. Se guarda avanti, cosa vede? Nero, la mafia ormai è vinta, quella che comanda la mafia, lo Stato non fa niente.